La Camera di Commercio di Catanzaro ha presentato nella mattinata di giovedì gli eventi che ha organizzato e promosso durante il periodo delle festività natalizie. Ad illustrarli nel corso di una conferenza stampa il presidente Daniele Rossi, la sua vice Tomasina Lucchetti, il segretario generale Maurizio Ferrara e Daniele Maria Ciranni, presidente del Comalca, ovvero il mercato agroalimentare di cui la Camera è socio principale. L'ampio ventaglio di iniziative si apre con il parcheggio Lo offriamo noi. La Camera di Commercio ha infatti sottoscritto un accordo con l'azienda per la mobilità di Catanzaro MC, grazie al quale l'ente camerale regalerà di fatto la sosta sui parcheggi a pagamento in tutta la città di Catanzaro, centro storico e gli altri quartieri, dall'8 dicembre al 6 gennaio, dalle ore 18 alle ore 20. Un'iniziativa importante che potrà valorizzare il centro storico e non solo in questa fase natalizia. Spazio anche al sostegno al volontariato. La Camera ha infatti approvato lo stanziamento di 2.500 euro con cui acquistare generi alimentari da affidare a 5 associazioni su tutto il territorio provinciale che si occupano della preparazione del pranzo di Natale per i meno abbienti. Presidente Rossi spiega i dettagli delle iniziative natalizie ai microfoni di RTC. Dall'8 dicembre al 6 gennaio la Camera di Commercio offre gratuitamente il parcheggio sulle strisce blu di tutta la città di Catanzaro dalle ore 18 alle ore 20. Credo che è davvero una questione importante, quindi si può incentivare non solo il commercio, quindi anche i commercianti sono pienamente d'accordo, spero, in questa iniziativa, anche i cittadini. È quasi un mese, quindi le strisce blu non verranno pagate in questa fascia oraria dalle 18 alle 20, allora quando non ci saranno effettivamente i controlli dell'AMC. Un accordo che firmiamo oggi con l'AMC è un accordo davvero importante che va nella direzione proprio di spronare i cittadini di tutta Catanzaro, quindi non solo del centro storico, questo ci tengo davvero a evidenziarlo. Tutta Catanzaro è coinvolta da questa nostra iniziativa. Poi Natale sul posto di lavoro, 12 dicembre al Comalca verrà celebrata la messa all'interno del mercato agroalimentare, poi ci sarà NAC, che non è più Notte a Colori ma Natale a Colori, lo faremo il 14 dicembre alle ore 19, videomapping a tema natalizio chiaramente sul edificio della Camera di Commercio. Poi ci sono anche altre iniziative benefiche approvate dalla Giunta la scorsa volta, quindi diciamo che andiamo in una direzione di tutta la provincia di Catanzaro, anche perché abbiamo contribuito a Soverato con una partnership con il teatro Comalca, quindi diciamo cerchiamo di aprire anche di aprirci non solo alla città ma a tutta la provincia.